Ninna, dove sei? Ma che ci fai qui? Finalmente! Spostati! Per favore, mi aiuti a chiarire con Ninna. No. Ma che fai? Spostati! Io ti posso credere! Ninna, dobbiamo assolutamente chiarire. Signore e signori, vi do il benvenuto nello scontro finale. Ninna vs Dani. Questo è il ring. Preparatevi al combattimento! Robby, si può sapere perché non mi hai avvisato che saresti venuto qui? Sai che non credevo che fossi così scarso? Grazie. Dani, che cosa ci fai qui? Lo sai che vengo praticamente ogni giorno a giocare con Matti? Ciao. Ma io, Robby, non vedevo l'ora di venire qui e giocare insieme a Ninna. Anzi, dov'è la mia amica? Aspetta, metto in pausa. Che hai detto, Dani? Ma sei impazzita? E cosa ho detto che non va? Ho detto soltanto che non vedevo l'ora di passare del tempo con la mia migliore amica Ninna. Ninna, dove sei? Ma che ci fai qui? Finalmente! Spostati! Ma io sono venuta qui perché volevo stare insieme a te. Dani, cosa ti aspettavi? Che reazione volevi? È ovvio, dopo tutte le cose che sono successe pensi che ti abbraccia? Ma quali cose sono successe? Ninna, potresti spiegarmi perché non puoi stare con me? Togliti entro 3, 2, 1. No, via, via, via. Non a metà. No, sono mie, via. Beh, ho lasciato un po' di puzza. Davvero non capisco perché ti comporti così. Ieri mi dicevi che mi volevi bene e oggi ti comporti in questa maniera. Ehi, io sono ancora qui. Ma ti rendi conto? E Dani sta provando a parlare con Ninna. Sì, esatto, dici che dovremmo intervenire? Ma quelli due si odiano. Sì, esatto, e Dani sta un pochino esagerando, secondo me. Se conosco bene Ninna, penso che reagirà malissimo se Dani continua così, eh. Spero davvero che si fermi. Dai, Ninna, è arrivato il momento di farmi vedere quello che hai comprato. Non mi toccare, ma almeno ti sei lavata le mani, visto che non te le lavi da due giorni. Ma me le sono appena lavate. Dai, mi dovevi far vedere quegli stivali bellini. Ma dai, Ninna. Ma io non puzzo. Sì, puzzi. E poi non ti sai vestire, quindi è inutile che mi fai vedere le cose che ti compri. Ah, non mi so vestire. Lo so perché dici questo, perché devo andare nella tua cabina armadio ad indossare tutti i tuoi vestiti. Ma non ci provare nemmeno, io chiamo la polizia. Vieni qua. Che era proprio di lì. Non devi andare nella cabina armadio. E poi chi ti ha invitato in questa casa? Beh, io sono venuta perché Robby era già qui e poi tu mi inviti ogni pomeriggio. E allora vattene, come sei venuta, tanto la porta la conosci. Ma io davvero non capisco perché le sto così antipatica. Ora proverò a chiedere a Matti e Robby. Ragazzi, 3-0. Potete spiegarmi perché Ninna è così arrabbiata con me? Ma che, hai perso la memoria? Hai battuto la testa per caso, Dani? Battuto la testa? Ma io mi sto comportando come sempre. Siete voi che oggi siete strani e mi nascondete qualcosa. Ma se oggi già è tanto che non hai continuato a provarci con Matti? Sì, pensi che Ninna non si arrabbi dopo quello che hai fatto? Cioè, ti ricordi al McDonald's di quando hai preso le patatine di Matti e te le sei mangiate tutte quante tu soltanto per farla arrabbiare? Oppure quando hai scritto un bigliettino con tutti i cuoricini che però ha trovato Ninna? E quando invece era il compleanno di Ninna, hai preso le forbici e le hai tagliato tutto quanto il vestito per farla sembrare brutta? Un momento! Non sto capendo, ma quando sono successe tutte queste cose? Praticamente ormai sono 4 mesi che tu e Ninna non vi vedete. Sì. E ogni volta che vi vedete, anche per sbaglio per strada, succede sempre un casino pazzesco. Ti ricordo che 5 mesi fa hai chiuso Ninna in un bagno per 7 ore. 7 ore? Sì, esatto. E in più le lanciavi delle frecciatine per tutto il tempo. Quella poverina è uscita in lacrime da quel bagno. Ha dovuto chiamare la polizia. E anche un'ambulanza. Ma non è successo nulla di tutto quello che avete detto. Sapete cosa vi dico? Ora devo andare assolutamente da lei. Ninna! Ma davvero ho battuto la testa? Sì, infatti. Mi sa che oggi ne vedremo delle belle. Meglio che la portiamo a casa. Ninna, non è affatto divertente. Io lo so che mi state facendo un bruttissimo scherzo. Ah sì, brutto scherzo. Era uno
ciocche di capelli? Delle ciocche... Ma quando è capitata questa cosa? Lo sai cosa sei tu? Una brutta caprona! Caprona? Mm-hmm. No, aspetta un secondo! Assomigli proprio a una capra, fai bene? Beh... Ma non lo faccio! Ci assomigli proprio! Ma io qualche giorno fa ti ho fatto anche un bellissimo regalo! Tu mi avevi detto che ti piaceva tantissimo! Anzi, ma quale regalo? Che sta ancora qui il bracciale che ti ho regalato! Eccolo! Nessun bracciale, questo me l'ha regalato Matti e lo sai perché? Perché il regalo che mi dovevi fare tu per il compleanno l'hai buttato! L'ho buttato? Io davvero non posso crederci! Come non ci credi, Dani? Ma è normale che faccia così e non fare neanche quella finta che piange gnè gnè. Anzi, dovrei arrabbiarmi perché ti avevo proibito di rivedere Matti dato che ci provavi con lui. Diciamo che ormai la vostra amicizia è finita. Arrenditi, Dani. E onestamente vedo Ninna che si sta arrabbiando davvero tanto, quindi non giocare con il fuoco, altrimenti rischierai di bruciarti, Dani. Per favore, mi aiuti a chiarire con Ninna. Spostati. Tanto fa schifo, anzi sai che ti dico? Ninna, io davvero adesso sto soffrendo tantissimo e tu non te ne rendi conto! Non come ho sofferto io per colpa tua! Torna qui, che c'è la resa dei conti! Davvero, io non posso crederci! Siamo sempre state unite e adesso lei si comporta così nei miei confronti! È un momento, e le cose da mangiare? Possiamo direzionarlo. Ok. Che ne dici? Sì, direi che va benissimo così. Sorridi. Un'altra. Davvero, sono molto preoccupata. Mi ha buttato il bracciale a terra e poi l'ho anche calpestato. Io davvero non posso crederci che sia finita un'amicizia bellissima. Adesso andrò da lei e proverò a chiarire a tutti i costi. Voi mi raccomando, iscrivetevi al canale e aiutatemi a ritornare amica a Ninna. Ninna, dobbiamo assolutamente chiarire. Signore e signori, vi do il benvenuto nello scontro finale, Ninna vs Dani. Questo è il ring, preparatevi al combattimento. Dani, cosa ti aspettavi? Lo sapevo che era una cattivissima idea farti venire qui. Coraggio, coraggio, entra nel ring, devi combattere. Cosa? No, un attimo, ma cosa sta succedendo? Io non voglio combattere con nessuno! Prego, andiamo, bisogna combattere, coraggio! Robby, io non voglio combattere contro Ninna! Allora, se la mia ragazza era una cosa inevitabile che tu e Ninna alla fine combatteste... Ma no, allora... noi possiamo chiarire ancora! No, tu puoi vincere, ok? Questo qui in testa, così magari potrai pararti da qualche colpo di Ninna. Allora, fammi vedere, vai, destra, sinistra... ok, non hai speranze, però prova a farti meno male possibile, perché non ho voglia di andare in ospedale oggi. Tranquillo, Robby, ora andrò da lei e chiarirò. Sì, Ninna, sì, sto sì, arrivando! Vai. È spacciata. Diamo il benvenuto alla sfidante, Dani! Non ancora. Calma. Agli angoli. Ma quale angoli? Io devo dirle che le voglio bene! Ninna! Ehi, calma! Ninna, calma, ti posso spiegare tutto! Aspetta! Ninna, aspetta! Stai zitta! No, devi stare zitta, non devi ascoltare! Io e te siamo solo amiche! Ma amiche? No, non credo! No, come non credi? Lo siamo da tanti anni! No! Calmati! Aspetta! Io posso dirti che domani ti offro una cena buonissima! E che mi frega della cena? Sì, una pizza gigante con la Nutella! Oh, si mette male per Dani, Ninna sta per vincere. Ecco, lo sapevo, anche oggi pronto soccorso. Sei pronta a questo? Preparati. Aia. Ma dove sono? E perché ho il pigiama? Oh no, Ninna mi aveva picchiato. Ma non mi fa male il viso? Devo chiamarla, assolutamente! Devo cercare il numero di Ninna. Ok, ci sono, devo chiamarla. Speriamo che risponda.
Ninna, scusami, no, non volevo litigare con te. Mica sei ancora arrabbiata? Ma allora, tutto quello che mi avevi detto, che mi odiavi, che non volevi essere più mia amica, non è vero? Ma che te l'ho detto? Io no, proprio no, non te lo direi mai. Ah, ok, allora mi vuoi ancora bene? Certo. Ah, d'accordo, va bene. Ciao, Ninna. Ciao, Dani. Ma allora, era tutto un sogno.